Ciao! Oggi, in questo video di geografia, parleremo del clima in Italia. Hai già visto il video sul clima in generale? No? Allora valla a vedere. Se sì, allora invece siamo pronti per parlare delle fasce climatiche in Italia. Ma cominciamo subito. Sì, perché abbiamo scoperto che i climi sono diversi nel mondo, ma anche in generale nei posti dove viviamo. Questo perché? Perché ci sono diversi fattori. Se non te li ricordi, ritorna al video sul clima per riguardarli. Appunto, quindi in questa cartina, come si chiama? Come? Bravi, carta tematica. Questa carta tematica ci sono le diverse fasce climatiche d'Italia. Allora cominciamo subito a vederle. Allora, la primissima è la zona alpina. Si chiama così perché si trova intorno alle Alpi e gli inverni sono lunghi e freddi, le estati fresche e brevi, siamo in montagna, e le temperature medie sono basse, proprio perché fa freddo, siamo in alto. Poi abbiamo la zona padano-veneta, chiamata così perché è collocata nella pianura padana e veneta. Le Alpi la proteggono dai venti freddi e molta umidità e piove spesso, c'è spesso anche molta nebbia. E gli inverni sono lunghi e freddi e le estati calde. Poi abbiamo la zona appenninica. La zona appenninica è collocata intorno a tutta la dorsale appenninica, cioè la catena degli Appennini che andrai a studiare. E gli inverni sono freddi e le estati fresche, un po' come la zona alpina, perché siamo comunque in montagna. Poi abbiamo la zona ligure tirrenica. Qui abbiamo sia la presenza del mare e il clima mite del mare, come abbiamo visto di già. E gli inverni sono piovosi ma non freddi e le estati sono calde senza vento perché gli Appennini proteggono questa zona dai venti freddi dell'est. Mentre la zona adriatica, che si trova dalla parte opposta, segue proprio la costa del mare Adriatico, non è riparata dai venti, quindi le estati sono calde ma gli inverni sono freddi. E infine abbiamo la zona mediterranea, cioè la parte del sud Italia, dove appunto i venti caldi dell'Africa rendono la zona molto molto calda. Le estati sono molto calde e lunghe e gli inverni poco freddi. Soprattutto in estate si vive molto la siccità perché fa veramente molto caldo. Ecco. Queste sono le sei fasce climatiche. Queste ti serviranno per conoscere meglio i paesaggi dell'Italia. Bene, io ho finito e continueremo questo viaggio alla scoperta dell'Italia e dei suoi paesaggi. Spero che questo video ti sia stato utile. Lo puoi integrare con altre informazioni, con schede e libri. Noi ci vediamo al prossimo video.